Allora, infatti l'obiettivo che noi ci siamo prefissati con questi due interventi di operazione bidone, questo deve essere chiaro, è sempre, l'abbiamo detto in apertura la volta scorsa, l'obiettivo non è soltanto quello di chiedere all'amministrazione che cosa vuole fare, ma anche di chiedere ai cittadini che cosa vogliono fare, nel senso che dobbiamo assumerci la responsabilità noi prima persona di avviare la differenziata, di volerci prendere questo impegno, perché purtroppo siamo anche in un momento di grande lagnosia mentale, per cui pensiamo insomma che tutto il problema sia se il sindaco un giorno va, firma, non firma, dico intanto è ovvio, siamo sostenuti da una persona competente, quindi io per prima questo tipo di timore non ce l'ho. Però comunque tutti noi dobbiamo sentire forte l'esigenza di avviare la differenziata, quindi già il fatto di chiederlo all'amministrazione vuol dire che vogliamo farla. Di conseguenza tutti dobbiamo farci portavoce affinché questo ragionamento sulla necessità di differenziare diventi un'esigenza del Paese, e in questo senso poi l'amministrazione avrà quasi il gioco fatto, perché se tutti la vogliamo fare non vedo perché mai il Comune dovrebbe in questo senso ostacolarci. E noi in questo senso abbiamo già, stasera ti volevamo proporre, abbiamo già trovato, sempre grazie, sì, ne vuoi parlare più? E quindi abbiamo già trovato 100 famiglie che sarebbero disposte ad avviare questo progetto pilota, come ti dicevo poco fa in apertura, a partire anche da domani. Quindi intanto già salvo, noi sappiamo che c'è l'isola ecologica che ci aspetta, che ci aspetta per accoglierci in questo senso. 8-12 lunedì sabato. Io domani la metto al lavoro questa ecologica. Benissimo, bravo. Faccio una raccolta differenziata in un posto dove non esiste un sistema di raccolta differenziata. Bene, allora io spero... Allora io spero che da domani ci sia, per tutti coloro come noi che vogliamo fare la raccolta differenziata, che da domani ci sia anche questa ventata di ottimismo, perché noi la vogliamo fare. Adesso abbiamo un posto dove farlo confluire, magari più là avremo pure il porta a porta, però già abbiamo un punto di riferimento molto importante. Il sindaco ce lo sta dicendo e noi coglieremo subito la palla al balzo, perché adesso è ovvio, non dobbiamo essere poi impreparati noi, non deve mancare per noi. Quindi ci saranno già queste 100 famiglie pilota che andranno a portare di tutto in questa isola. C'è una domanda, prego Giuseppe. Sì, volevo precisare una cosa. Tutto questo discorso che noi stiamo facendo sulla pirolisi o pirolisi, ancora non ho capito bene l'accento, l'accento dove va, essendo ignorante in materia, vorrei che fosse chiaro sia al sindaco che a chi siede accanto a lui in questo momento e a chi insieme a lui dovrà prendere queste decisioni nel prossimo futuro. Le nostre non sono polemiche, noi abbiamo visto questo impianto di pirolisi o pirolisi in netto contrasto con la raccolta differenziata, perché è chiaro che se noi andiamo a costruire un impianto dove buttiamo tutto là dentro si porta la gente a non farla ulteriormente la differenza. Come il nostro obiettivo di questo gruppo di cittadini che si è formato è non solo di tenere pulite le strade del paese, ma soprattutto di portare il paese di Villabate, che essendo un piccolo centro con un'estensione territoriale molto piccola e molto densamente popolato, a fare una raccolta differenziata. Verrebbe molto facile, molto semplice farla porta a porta, quindi vorrei che fosse chiaro che il nostro intento è quello di andare verso la raccolta differenziata, e per noi non c'è altro. Penso che la risposta del sindaco in questo senso sia un po' confortante, nel senso che ha detto che qualunque decisione verrà presa nell'interesse. Io spero che comunque qualunque decisione debba essere presa in futuro siano interpellati i cittadini di Villabate. E cioè, dai, l'apertura non possiamo dire che non ci sia. Sia stato abbastanza chiaro. Il dottore Francesco Giglio, diamo la parola. Nominato l'assessore competente come assessore, chiamiamolo l'assessore. Assessore in seconda al governo Ombra. Non è Ombra, perché non fa Ombra, vengono da dentro, quindi non fanno. Prego. Francesco Giglio. Io ci tenevo perché il dibattito mi ha stimolato, perché già ho ascoltato molto. Già questo è positivo. Ho ascoltato molto l'altra volta, entusiasmiamoci. Così come stasera.
queste iniziative vanno no bene, benissimo, perché non si fa polemica, io sono d'accordo con te Giuseppe, queste sono iniziative in cui si discute di politica, ma di scelte anche per il futuro, per noi, per i nostri figli, certo. Cioè ed è bello quando si discute di cose che ci devono interessare per la nostra vita nei prossimi anni, e quindi che ben vengano il confronto, che bello che c'è la cittadinanza che chiede un'amministrazione che risponde. Ce lo dobbiamo auspicare per i prossimi anni e dove si può arrivare a decidere con il massimo consenso possibile. Poi purtroppo in democrazia contano tante cose, contano i numeri, contano i pareri tecnici, contano tante cose. Io questo gruppo però, Caterina, tu che ti sei messa con Nicola un po' a capo del movimento, ci sono delle cose che a Villabate l'amministrazione, io vedo, non riesce a fare, perché ci vuole veramente una grande campagna di sensibilizzazione anche mediatica, e su questo secondo me dobbiamo essere tutti più incisivi. È assurdo vedere che ci sono dei posti di Villabate dove una volta che passano gli spazzini qualcuno getta il sacchetto dalla macchina in corsa. È assurdo vedere degli angoli in cui lasciano pezzi di mobili abbandonati. È assurdo continuare a vedere atti incivili come questi. Allora, la proposta che faccio io, sindaco, mettiti accanto a questo gruppo per formare un'equipe che ti aiuti a sensibilizzare l'opinione pubblica. Noi li sappiamo dove sono gli angoli, dove la gente va ad abbandonare i sacchetti, va ad abbandonare, e lo fa scientificamente, un mobile, una sedia, una vecchia lavatrice. Mettiamo dei cartelli lì, diamo un messaggio di civiltà alle persone. Facciamo 5.000 volantini, ideiamo una campagna come quella delle formiche, cioè smuoviamo le coscienze delle persone, perché su questo noi possiamo incidere. Io di questo ne sono convinto e ve lo dico con veemenza, perché mi dà fastidio che viene un parente mio da fuori che deve vedere il mio paese così, mi dà fastidio che chi, il mio collega che mi viene a trovare a Villabate, deve vedere il paese così. E tu mi dichiari con tutti i parenti che hai fuori da Villabate, così abbiamo risolto. Dobbiamo incidere in questo, secondo me riusciremo. E poi ne faccio un'altra proposta. Io ci ho creduto in questa cosa insieme al sindaco e a tutti gli altri. Noi abbiamo cercato di rivalutare la piazza. Questa è stata la scelta subito, imminente, sin dall'insediamento. E abbiamo preso quel centro Padre Pino Puglisi, non a caso Padre Pino Puglisi, per dare un messaggio di legalità pure in questo paese. Ora la struttura fisica c'è. Io dico, voi avete creato, grazie a Facebook, grazie alla piazza mediatica, la piazza mediatica, aiutate questo paese a riempire la piazza civile. Già l'avete fatto con qualche iniziativa, però abbiamo bisogno di un contributo ulteriore. Quindi fisicamente organizziamoci, rendiamo presente la nostra partecipazione con le iniziative, perché la disponibilità, vedo, c'è. Quindi dobbiamo soltanto occupare gli spazi e togliere questi spazi a chi va a degradarlo questo paese, sia gettando i rifiuti o sia prendendo una corona messa qualche giorno prima per i caduti e gettarla in mezzo alla strada. Noi questo dobbiamo combattere, lo dobbiamo combattere con la nostra civiltà, con la nostra presenza, perché noi, concludo, amiamo tutti Villabate. Grazie. Signora, oggi Villabate è così, all'epoca oggi è così. Perché non siamo tutti Villabatesi, Villabatesi? E purtroppo l'educazione c'è chi ce l'ha. C'è un'altra domanda, prego. Vorrei fare una domanda banale. Sono ben lieta di aver scoperto che esiste un'isola ecologica atta ad accogliere i materiali riutilizzabili e quindi, diciamo, l'avvio di una differenziata seria. Però mi chiedevo, siccome quest'isola già esiste, quindi in qualche modo ha già funzionato, se l'amministrazione comunale ha già programmato come utilizzare, come smaltire questi rifiuti che vengono raccolti lì, cioè se ci sono dei luoghi oltre l'isola pedonale dove vengono convogliati questi materiali per il riutilizzo. Ho parlato con una ditta, una ditta che è competente in tal senso, la ditta stessa se li prende e li smaltisce. E smaltisce tutto quello che viene raccolto lì? Quindi campata, tutto quello che viene raccolto lì è differenziato, sì, differenziato. Certo, no, no, mi interessava
sì, 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 ci sono cinque vasche. Cinque tipologie, diciamo, di sì, vasche. Sì, e loro vengono, si prendono la vasca, la svuotano. Mi è capitato comunque di incontrare il camioncino che compra il vetro, per esempio, che viene a prendere il vetro. Io mi sono accorta, diciamo, di questi movimenti. No, per prendere il vetro non è là sotto. Cartone. Ecco, mi è capitato di incontrare dei camioncini. Dico, mi è capitato anche qui da visto mi è capitato di vedere questi movimenti. Noi parliamo di cose che sono nella norma, di cose certo, che sono estate, diciamo, non parlavo, sono... Ma non credo che la signora parlava. No, dico che cosa fa. Mi chiedevo, siccome ho osservato nel territorio il transito di mezzi che trasportano appunto vetro, che trasportano cartone, se questa cosa fosse appunto gestita a livello comunale. Ecco, per questo ho fatto questa domanda. Perché l'accumulo dei materiali lì, anche se è già un primo passo, non avrebbe comunque esito. No, ma dice il sindaco che tu... C'è un contratto, non una vista, c'è. Palermo Recupera. Volevo fare... Palermo Recupera. A proposito sempre della differenziata, volevo fare una domanda che non vorrei dimenticare. Per quanto riguarda l'organico, Salvo, in questo mi puoi aiutare. So che nel comune di Palermo è possibile, se si è residenti, di avere la compostiera. Sì. Quindi gratuitamente ti arriva a casa. 10 euro, un contributo di 10 euro. Ah, quindi volevamo sapere se in questo senso l'amministrazione comunale avesse la possibilità di informarsi affinché tutti i cittadini, credo che occupi lo spazio di una pattumiera in buona sostanza, sì, la compostiera, quindi tutti possiamo tenerla in casa e serve per smaltire tutto il rifiuto organico perché viene trasformato in compost, per cui anche concime. Se il comune in questo senso, stasera vorremmo chiederti questo, se il comune in questo senso potesse adoperarsi affinché si potessero distribuire le compostiere, già noi eviteremmo anche nel balcone, credo. Dobbiamo informarci meglio in questo senso. Però comunque sono dei contenitori. Sono dei contenitori. Si potrebbero individuare delle aree, per esempio i giardini attinenti alle scuole, dove le scuole hanno già in campo progetti di ortodossia, anche a istituire questa forma di utilizzo del. Perché se noi andiamo a. Anziché quindi il discorso dell'organico noi lo possiamo riprendere, spiegare meglio e riproporre. Approfittando dell'intervento di Francesco Giglio, riempiamo la piazza reale, non solo quella virtuale. Io chiedo all'amministrazione ufficialmente, quando organizza qualcosa, ci coinvolga e che faccia, come noi cerchiamo di condividere con tutti nella piazza virtuale, perché noi cerchiamo di invitare più persone possibili. Ci sforziamo e forse anzi siamo anche rompiscatole un pochettino con gli amici su Facebook. Anche l'amministrazione, quando organizza qualcosa, lo faccia con coinvolgendo i cittadini. Oggi c'è stato un incontro al centro intergenerazionale Padre Pino Puglisi, dove io volutamente sono arrivato, la mia presenza l'ho voluto dare per 5 soli minuti, perché voglio, c'era presente Caterina, che poco fa ho sentito il professore che ha detto che la nostra anima è giusto, è così. Allora, quindi già siete stati in un certo senso coinvolti in questa iniziativa. L'iniziativa per il Natale la stanno facendo tutta loro. Io non la subirò, nel senso, la supporterò.